Una giornata all'insegna di canti, lode, meditazione della parola, catechesi sulla Divina Misericordia, si è svolta domenica 19 nella Basilica di Sant'Anastasia, nella giornata dedicata alla Divina Misericordia. Una giornata speciale per la quale le comunità di origine brasiliana, Canto Nuovo, Shalom, Carmelitane, Messaggere dello Spirito Santo e Opera di Maria si sono riuniti per la prima volta tutti insieme per vivere un evento a Roma. Al mattino, padre Fabio della Congregazione dei Carmelitani Scalzi ha portato avanti la catechesi a partire dalla Sacra Scrittura, evidenziando la misericordia di Dio che è infinita, fedele e gratuita, caratteristiche dell'amore divino che dura in eterno. Al pomeriggio, la catechesi è stato portato avanti da padre João della comunità di Shalom, il quale ha sottolineato che la misericordia di Dio si rivela tramite la parola. Perciò la ferita del cuore di Gesù è una ferita aperta per amore di ciascuno di noi. Questa ferita viene mostrata ai discepoli 8 giorni dopo la sua Pasqua. Un momento importante è stato quello dell'adorazione del Santissimo, che ha permesso di mettere al centro la presenza di Cristo vivo in mezzo al suo popolo. La recita della coroncina è stato un altro momento di comunione intima con Gesù misericordioso, ma anche un momento per intercedere per tutti i fratelli dell'umanità, riprendendo le parole lasciate da Gesù stesso a Santa Faustina. La giornata si è conclusa con la celebrazione dell'Eucaristia, culmine della manifestazione della misericordia divina, che ogni volta si rinnova nel dono del corpo e sangue di Cristo.